altre domande? Lei col digitale, quindi, per dire, è rinato, ha avuto una seconda vita. Beh, mi sono liberato di tutta una serie di torturatori, sia economici che psicologici, no? Cioè, il dialogo con cioè, a me i film di Woody Allen non li ho mai capiti quando parlavo dello psicanalista. Cioè, io sono già uno stampatore con cui dovevo fare tutto quello che lo psicanalista faceva con Woody Allen, ma era sempre tutto un gioco di no? No, il problema che ho io è che io non ho mai amato il meccanismo, l'ho sempre subito, è una delle cose che faccio molta fatica ancora adesso a fare. E quando devo andare in giro con tutti questi pezzi di ferro, di vetro, queste cose qui, a me piacciono le immagini, non mi piace. Poi mi sono sempre, mi sentivo eroico quando partivo per la Cina con 15 una valigia piena di rulli e tornavo con tutta questa roba qui, mi sembrava di essere un eroe. Sì, proprio mi sentivo proprio, ero felice, facevo una cosa che secondo me andava assolutamente fatta, e l'unico modo era andare in giro con queste pellicole. Adesso voglio dire, sarebbe complicatissimo adesso, perché negli aeroporti avresti difficoltà a giustificarlo. A me piaceva quello che riuscivo poi a vedere dopo, non è che mi piaceva molto l'apparato. Molti amano l'apparato, io amo molto il risultato. Poi mi piace anche, voglio dire, fare le cose, seguirle, le seguo esasperatamente. Cioè, io i libri, come esce un mio libro, lo guardo per un giorno intero, lo sfoglio e poi non lo guardo mai più. Cioè, però io so dire a memoria dei libri la pagina che c'è un problema, li ricordo per tutta la vita, quando vado dentro che mi addormento sono le pagine sbagliate, no? E il digitale mi ha abituato, perché mi ha reso, mi ha alleggerito così, perché ti rende possibile, almeno è molto benefico nell'area dei rimorsi, no? Puoi tentare di intervenire, ci puoi provare, poi non è detto che tu ci devi, mentre prima non potevi provare, no? Ma era rigido, perché poi questo povero stampatore dice, sai, c'è un altro con un po' di tempo, ci torna fra 15 giorni, sono tutti morti, insomma. Sì, però la mia domanda era più da un punto di vista estetico, sei cambiato? No, dal punto di vista estetico non hai cambiato nulla, perché no, è cambiato che sei più tranquillo. Io quando facevo questi viaggi che tornavo dicevo, chissà se la macchina ha funzionato, no? Adesso invece vai a sera in albergo, stai tutta la notte lì a guardare quello che hai fatto, ti svegli al mattino e sei completamente rincoglionito, no? Questo è un altro cambiamento. Io prima uscivo di notte e continuavo a fotografare. No, da un punto di vista così è cambiato tantissimo, perché tu puoi verificare immediatamente quello che hai fatto, il fatto di vedere subito. Però ho visto ad esempio che su certi fotografi è stato anche molto scoraggiante, no? Perché ti mette ti mette un po' in relazione col fallimento, no? Tu lavori 8 ore, 12 ore e alla sera vai in albergo, guardi quello che hai fatto, non ce n'è una buona. Cioè, è mentre una volta fantasticavi su dei risultati. Io mi ricordo sempre che quando tornavo da queste spedizioni dove scattavo migliaia di fotografie, che poi vuol dire, ho sempre salvati 5 o 6, non lo so, anche il progetto lì di Shanghai sono 6 fotografie, ma erano 6.000, quindi forse anche di più, no? Ho sempre avuto questa cattiveria così nei confronti, anche perché poi non è che servono, no? Però mi ricordavo che tornavo, quando pensavo a quella chissà che foto, che è quell'immagine, quell'uomo, così, poi mi guardavo, facevano schifo, una cosa quasi. E altre invece che le avevo fatte quasi così, per ero lì, erano straordinarie sempre rispetto a tutti i resti. E mi ricordo sempre che il libro che ho fatto ha due copertine, una è quella della mostra e l'altra è quella dell'editore, no? E quella fotografia ogni volta che la vedo è una strada di Canton dove c'è una casa vecchia, tra virgolette, una serie di condomini vecchi, e c'è questo libro, me la faccio anche vedere. Io questa fotografia l'ho fatta perché lo era tutta notte che giravo, sono state le 3 del mattino, l'ho fotografato tutto il giorno. Insomma, comunque il concetto è qua, io ero con un amico molto più resistente di me, e io ero attaccato letteralmente al cavalletto perché ero stanco morto, guardo se c'è, sì. Non mi ricordo mai quelli che ci sono, quelli che non ci sono, non c'è, infatti non lo trovo. Vabbè, insomma, comunque eravamo in questa città cinese, un caldo micidiale, giorni e giorni che camminavamo e fotografavamo sempre questo cavalletto e questa roba, e a un certo punto gli dico col mio amico, guarda,
non sapevo come fare a dirlo, perché ci mettevo quei 40 minuti a fare una fotografia, non è che la facevo in 5 minuti. E avevo pietà di questo cristiano che mi accompagnava, era tantissimo. Allora, e lui mi dice falla, perché aveva capito che... Ed è una delle fotografie più belle di tutto quel viaggio lì, però se lui non mi diceva dai, mi porto pazienza, se non mi incoraggiava, io avrei approfittato della sua stanchezza per mettere avanti la mia, ecco, avevo più voglia, lo stato. Il digitale da quel punto di vista lì è un aiuto, perché guardi se ciò c'è, ecco, lì la dovevi proprio fare. Era più fisica la fotografia, lo è ancora, perché, però lì verificavi interessante o non interessante. Mentre lì le dovevi fare, dovevi provare a seguire l'impulso, che molte volte era un impulso sbagliato. Il grande cambiamento è stato quello. Qui c'è l'aspetto psicologico, come dicevo prima, che ho visto molti fotografi depressi dal digitale, ma ho capito perché, vedevano le schifezze che avevano fatto durante tutti i giorni. Ma io non mi scoraggio mica, perché continuo a farne ancora. Però anche io sono qualcosa da tenere depresso, cioè si vede anche, non c'è venuto niente, la famosa frase, non c'è venuto niente, no? Bene. Bene, c'è un'altra domanda. Prego. Lei prima diceva che site specific è un po' l'idea del mondo come si fosse progetto. Però avevo un po' la curiosità di sapere come lei prepara il suo progetto sul mondo quando va a fotografare, visto che comunque anche nelle città sceglie anche edifici conici, non ha, tra virgolette, un po' il timore di evitarli, anzi. No, io penso che non c'è nulla da evitare, mai evitare, soprattutto le cose che sono iconiche, no? È ancora più complicato fare una foto bella del Colosseo piuttosto che scoprire un edificio interessante in una periferia poco interessante. No, il motivo per cui... è una concatenazione di errori. Io ad un certo punto mi sono chiesto come mai le fotografie fossero o completamente a fuoco o completamente sfocate. Questo è successo nel lontano 1990, qualcosa del genere, no? Poi ho continuato a pensarci, no, sta cosa qua, e mi sembrava banale, no? Poi addirittura anche pittori come Ritter, che facevano questi bellissimi paesaggi completamente sfocati, che erano come certe pitture dell'Ottocento, no? Che non ho mai capito poi perché quella lì era spregevole, mentre quelle di Richter sono opere d'arte contemporanea imprescindibili. Finiamo moltissimi lavori di Richter, però il fatto che lui abbia riuscito ad usare una tecnologia antica come la fotografia pittorialista, con dei quadri a olio e farli diventare qualcosa di assolutamente contemporaneo, è una cosa che mi ha affascinato. Poi mi sono trovato in Giappone con un mio amico, un architetto, uno storico dell'architettura, e parlavamo di sta cosa, che avevamo andato in un luogo dove c'era un quadro di Ritter, dico interessante, però sì. E io gli ho fatto un'osservazione di quelle stupide, no? Che sembrano intelligenti, che io credo fosse intelligente invece era stupida. Capito? È anche interessante come procedimento, però chi è che vede così? Chi è che vede completamente appannato? E lui si toglie gli occhiali, io in quegli anni non avevo gli occhiali, si toglie gli occhiali e dice, beh, io ad esempio vedo così, no? Allora io ho detto, vabbè, allora va bene, metà così e metà no. Ecco. E questo è una cosa, bisogna inventare un meccanismo dove decido io il punto di fuoco e niente, poi nel 1999, mi sembra, sì, nel 1999 la Fondazione Rebaldengo fa questo progetto che si chiama The Guarina all'Etna, dove chiede a vari autori di realizzare un progetto sull'Italia, no? Ce ne anche tu le volte inoltre. E niente, io mi è venuta un'idea geniale, dico l'Italia di questi anni ha due aspetti, parliamo del 99, vorrei dire una cosa per un anno. E niente, nel 99 l'Italia era famosa mediaticamente per due cose nel mondo, no? Una per i grandi processi e l'altra per il calcio, cioè sembra che non sia cambiato niente. Esatto. Allora, ti voglio fare un progetto sugli stadi e uno sui tribunali, no? E lì è stato divertente la cosa, perché poi sono partito, il primo stadio è quello di Bari, 1000 chilometri, arrivo e a parte tutti i problemi pratici, io li voglio fare durante le partite, non è che voglio fare gli stadi. E dove vuole andare? Vuole andare dove ci sono quelli della televisione, il punto da dove. E mi sono messo lì, ho guardato dentro il banco antico, ho tirato sul telo, sono andato sotto,
e ho visto esattamente quello che vedevo per televisione a casa, c'è niente che fosse interessante, bella giornata, vero? E niente, ho messo in atto quel meccanismo lì, ci ho provato e mi sono reso conto di una cosa però, che non solo io decidevo quello che era il punto di lettura, ma tutto sembrava un po' del mio, il mondo si trasformava, i rapporti dimensionali, cromatici, tutto si ribaltava, diventava tutto una cosa che poteva essere messa in discussione, no? Come concetto di progetto, come idea progettuale. E da lì ho cominciato, dopo ho fatto un progetto in India, ho continuato appunto col progetto dei tribunali e poi mi hanno invitato a fare queste qui che chiamano le commissioni Roma, no? Che ogni anno invitano, quest'anno hanno invitato Alex Hot, l'anno prima di me avevano invitato nel 2004, nel 2003 hanno invitato Kudeika a Roma, fanno un progetto su Roma. E niente, io dico sì, vabbè, però io sto facendo queste cose qua, ho fatto un progetto sull'autostrada con un elicottero appunto con questa tecnica qua, mi ho fatto vedere questo, io lo vorrei fare così, l'elicottero, tutto quanto, i permessi, insomma alla fine sono riuscito a farlo e lì non pago però, perché l'idea appunto era quella, l'intervento prima era quello, vabbè, vediamo tutto il mondo che serve un modellino, no? Ho detto che se prendo un aereo, un elicottero, ne vedo di più, ho più possibilità di scendere, però non avevo abbastanza ancora, e se faccio un film cosa succede, no? E lì abbiamo fatto anche il primo film in 35 mm dell'elicottero, è stata una specie di deriva che ha continuato per un po' di tempo, ecco. Questi due sono stati un po' i meccanismi che mi hanno portato. La domanda però volevo sapere com'è che progettavo dal punto di vista della scelta dei luoghi, no? Allora, Roma è una città che ho sempre fotografato, ed è una città che mi interessa molto perché c'è questa idea di Roma come museo aperto della storia mondiale dell'architettura, no? Addirittura c'è anche la piramide Cestia, partiamo da questa simbologia egiziana e arriviamo fino alle architetture di piano, insomma, che sono le ultime, le penultime che sono state costruite. E la città che volevo fare dopo, io come controaltare era un po' questa idea della città che aveva un po' determinato quello che era l'idea che avevamo noi della vita, della contemporaneità, che era New York. Sono andato a New York per fare New York e poi ho incontrato due pazzi che mi hanno detto va bene, ma New York non c'è fretta, perché non facciamo Las Vegas? Dico, ah, se lo dite voi, facciamo Las Vegas, no? E Las Vegas era interessantissimo perché era un po' come Roma, c'erano tutte le architetture però in scala ed erano ancora più finte del finto, no? Dopo Las Vegas ho detto vabbè, Las Vegas è una città che ha compie 100 anni, io ho fotografato tantissimo Shanghai è una città che ha più o meno gli stessi anni, ho fatto un progetto su Shanghai e tutti questi qua esistono anche come film, no? E da lì poi è stata una specie di conseguenza, c'era sempre un motivo. Recentemente ho fotografato Tel Aviv perché anche Tel Aviv è una città che ha 100 anni, mi interessavano queste città che avevano subito nella loro vita una accelerazione frenetica, no? Oppure città come Roma e come Istanbul che invece hanno una stratificazione esagerata, è una stratificazione abbastanza iconica appunto di un'attitudine nei confronti della vita che viene poi manifestata attraverso delle architetture o monumentali come possono essere quelle di Mosca, oppure religiose come possono essere quelle di Istanbul o anche quelle di Roma, insomma, i meccanismi sono un po' quelli. Poi l'idea è quello di affiancare tutti questi luoghi, questi soggetti e di raccontare un pochettino quella che è la storia della forma, di creare un po' una specie di storia, di romanzo sulla forma della città contemporanea, che è il più grande esperimento che l'uomo abbia mai fatto da quando esiste, no? Perché nel giro di pochi anni avremo una quantità di numeri di persone che abitano le città che più che un modo di vivere sarà un concetto sperimentale. Le città stanno veramente diventando delle macchine pazzesche, iperdensamente abitate, le campagne di tutto il mondo si stanno svuotando. E visto che sono qui adesso, in questi anni qui, la mia idea era quella appunto di raccontare quella storia lì, la storia della città contemporanea che probabilmente è il fenomeno di trasformazione più potente che abbiamo sotto i piedi, è un po' quello lì. Però quando ho cominciato, insomma, non sapevo che ci sarei riuscito, ma è andata anche abbastanza bene. E poi, vabbè, sono tutte situazioni un po' legate. Montreal mi ha chiesto di fare un progetto che raccontasse Montreal negli anni 60, no?
e lì è diventato automatico rendere credibile la possibilità di uno strumento come quello del fuoco selettivo che individuava appunto delle aree e ne nascondeva delle altre, no? Altri esempi che mi vengono in mente, altri motivi, beh, Bangkok mi interessava moltissimo come città, no? Perché non abbiamo un immaginario urbanistico e preciso di come è fatta una città come Bangkok. Abbiamo tutta una serie di stilemi così iconografici tra i turisti con la cartolina, però non abbiamo un'idea precisa di quello che è costruito contemporaneamente in una città come Bangkok. Quello che mi interessava scoprire. Los Angeles invece mi interessava perché la vediamo tutti i giorni per televisione, volevo vedere se c'era qualcos'altro che non sapevamo su Los Angeles. I motivi sono più o meno quelli, poi l'idea è quella di dividerli un po', quindi anche città come, anche un'altra città che mi è interessata moltissimo è la Brasilia, perché anche Brasilia compiva 50 anni ed è una città che è stata costruita.